Buongiorno a tutti, sono Federico di Hydra Games, Tana dei Goblin Perugia. Il gioco che andremo a guardare oggi è Letter Jam, portato in Italia da Cranio, da 2 a 6 giocatori, è un cooperativo con le parole. Se abbiamo fatto a botte con le banane di Bananagrams, questa volta ci daremo una mano con le fragole di Letter Jam, vado a immaginare. Per cui via subito alla plastichina. Allora, la scatola è abbastanza piccina e maneggevole. Andiamo a vedere qua il retro. Vedo qua c'è un qualcosa in mezzo da indovinare. P, sarà forse campi, carpi o chissà cosa. Beh, bando alle ciance, andiamo a guardare qua dentro. Vedo che la durata indicativa è di 45 minuti. Cosa abbiamo qua dentro? Allora, delle matite cui far la punta. C'è anche il temperino, incredibile! Beh, questa, scusate l'esultanza, ma stavo dicendo, adesso dovrò comprare un temperino, invece c'è dentro, incredibile, bellissimo. Poi cosa abbiamo? Dei segnalini colorati, plasticosi, simili caramelline, fragola e probabilmente mela verde. Poi vedo qua delle fish belle pesantine. Abbiamo qua le arance, il lime e altre cose. Kiwi, tanta vitamina C. Beh, sono veramente delle belle fish. Poi abbiamo qua il classico mazzo di carte. Mazzo di carte, carte di mazzo, mazzo di carte, carte di mazzo e via dicendo. Allora, vediamo che carte sono. Beh, dal retro, se si riuscisse a vedere un po' quei riflessi, c'è una fragola in sovraimpressione. Ok. Retro è sempre Letter Jam. Sul fronte abbiamo invece lettere, 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 come se piovesse. Una è anche caduta come una goccia. Questa era quella col dietro speciale. Ok, mettiamole per il verso giusto, sennò la scatola piange. Ok, poi vasetto in plastica. Ne abbiamo 6 come numero dei giocatori. Questo dovrebbe essere il pratico segnapunti. Praticissimo. Questi penso siano i reminder per i giocatori. L'immancabile Ziploc e mica dei giocatori da tavolo. E il regolamento che mi aspetto sia molto molto snello. Ed infatti lo è, una paginetta di setup. Un minimo di spiegazione. Abbiamo anche le domande frequenti in fondo all'ottava pagina. Beh, abbiamo finito e per Letter Jam è tutto. Ciao e alla prossima.